Caro amico, cara amica, oggi ti voglio raccontare la storia di tante persone che, tra fatica e lacrime, abbandonarono le loro case, le persone care e le loro abitudini per cercare lavoro in paesi sconosciuti e lontani. Si tratta del fenomeno dell'emigrazione veneta. Questi uomini e queste donne negli occhi avevano scenari di estrema povertà, di tasse esagerate, di ingiustizie sociali che si traducevano in miseria e malattie. Il Veneto fu una delle regioni italiane con il maggior numero di emigranti. Fu un esodo di proporzioni immense. Partirono a famiglie, talvolta a paesi interi. Indicativamente, tra il 1876 e il 1976, dal Veneto sono espatriati oltre 3 milioni di persone. Partì per l'Australia dicembre del 1961. Avevo 26 anni e mezzo, così. E sono andata in una cittadina che si chiama Lauf an der Pegnitz, vicino Norimberga, 1967. Sono divisa 24 anni e lì ho fatto prima la stagione, dopo l'anno, dopo un anno, e l'ho fatto 27 anni. Sono partito nel 59 per l'Australia. Sono partito, avevo 25 anni. Sono partito nell'anno a marzo del 56 e sono andato in Venezuela. Il fenomeno dell'emigrazione costituisce una delle pagine più importanti della storia veneta. È l'anno 1875 che segna la fine del lento passaggio da emigrazione temporanea a quella permanente. Già prima di quell'anno, infatti, esisteva un'emigrazione stagionale, dove le popolazioni di montagna più povere, non riuscendo a vivere di boschi e di pascoli, erano costretti a cercare in pianura e in giro per l'Europa qualche lavoretto aggiuntivo per riuscire a vivere. Così uomini e donne partivano e andavano ad offrire le loro braccia e le loro abilità di boscaioli, tagliapietre, spazzacamini, venditori ambulanti, eccetera. Per tutto l'Ottocento è esistita anche un'emigrazione stagionale minorile. I ragazzini venivano reclutati per lavorare nelle vigne, guardare le vacche al pascolo o le ragazzine servire in casa. Tornavano a casa anemici e pellagrosi, cioè infetti da pellagra, una malattia dovuta all'alimentazione insufficiente, dopo aver lavorato dal primo chiaro fino al buio delle lunghissime giornate estive. Quando partì ero minorenne, perché una volta si diventava maggiorenni a 21 anni e ho dovuto fermare mio padre, darmi il consenso, ed è stata una partenza abbastanza commovente, perché mi ha detto: te vade a del fos e non so se te vedrò più. Il fenomeno dell'emigrazione in Veneto vide coinvolte anche le donne. Le donne infatti da sempre contribuivano all'economia domestica con il lavoro di casa, ma anche praticando l'emigrazione, inizialmente stagionale, che le vedeva soprattutto bambinaie, nelle città di pianura, o venditrici ambulanti come tanti altri uomini. Spesso seguivano la famiglia all'estero, ma molte emigravano anche da sole. E con gli anni conquistarono il loro spazio nel mondo del lavoro. Sono andata a fare, sì, quello che serviva, la cameriera, dietro il banco. Ho aiutato mio marito in laboratorio, un po' di tutto, quello che serviva. Poi venne l'Italia Unita ed il Veneto ne fu parte nel 1866. Ma le cose per la povera gente non andavano bene nel nuovo regno, che era indifferente ai bisogni del popolo delle campagne ed interessato soltanto ad accumulare denaro per poter confrontarsi con le grandi potenze europee. Denaro che andava raccolto proprio nelle campagne, essendo l'agricoltura un settore molto diffuso. Tutto questo voleva dire per i contadini: baracche invece che case, cibo mai sufficiente, ignoranza e analfabetismo diffusi, tasse su beni essenziali, come la tassa sul grano, terribili malattie, pellagra, scabbia, tigna, eccetera. Il popolo delle campagne si sentiva disprezzato e oppresso. Sono partito dall'Australia, era contento perché qui non c'era lavoro.
E là è la più probabilità di lavoro. Sono partita per l'Australia perché qui in Italia non c'era tanto lavoro, anzi, ero abbastanza crisi. L'emigrazione veneta, sul finire dell'Ottocento, si mise in moto proprio per queste cause. Per sfuggire a scenari di estrema povertà, di disprezzo e ingiustizie che offendevano dignità e speranze di uomini e donne. Essi furono così costretti a voltare le spalle al paese per inseguire sogni di terra, libertà, riscatto. Beh, sono partito perché qui, dopo il militare, ci guadagnava molto poco. Ho lavorato in due fabbriche, si guadagnava, non so, 27-28 mila lire al mese. Conoscendo gli amici, ci hanno detto in Svizzera, li guadagni in 15 giorni, quei soldi, senza conoscere la lingua, io e un altro amico siamo partiti. L'antica abitudine delle popolazioni montane di spostarsi temporaneamente alla ricerca di nuovi guadagni avvicinò le popolazioni di pianura all'idea che al di fuori della propria realtà esistessero delle condizioni migliori. Nel primo Novecento le condizioni di vita migliorarono notevolmente. Tuttavia, lo scarso sviluppo dell'agricoltura e la disoccupazione diffusa continuarono ad alimentare il fenomeno. I progressi nel campo della navigazione permisero lo spostamento di un numero sempre maggiore di persone lungo distanze prima difficili da raggiungere. Le mete preferite dei veneti nel primo dopoguerra erano principalmente i paesi dell'America Latina, tra cui Brasile e Argentina in testa, che promettevano, a basso costo, terra e campi fertili per tutti, ma anche Australia, Canada, Belgio, Svizzera, Germania e Francia, che nel secondo dopoguerra offrivano ai nostri immigrati i lavori pesanti che i loro cittadini abbandonavano. Ho scelto la Germania perché mio marito aveva una gelateria là. Ci siamo sposati e siamo andati a lavorare là in Germania. Il mio fidanzato aveva richiamo per la Francia, ma lui ha preferito l'Australia perché là c'era suo fratello. Mentre nel primo dopoguerra il viaggio era scomodo e carico di incognite, nel secondo divenne molto più organizzato e regolamentato dalle autorità competenti dei paesi esteri. Il viaggio era la nave che andava su e giù, quando lasciava a sedere di dietro, quando ritornava indietro, accettivi una bomba in mezzo all'oceano che tremava tutta la nave. Là avevo un po' di paura, ma poi passava. Il viaggio è durato 29 giorni. Avevo un permesso per entrare in Venezuela, perché se non hai un lavoro o chi ti chiama non potevi entrare in Venezuela. Come ben sappiamo, non è facile mettere radici in un paese completamente diverso dal tuo per storia, cultura, religione, abitudini, dove talvolta la gente del posto ti guarda con diffidenza e ostilità. E la presenza dei nostri migranti veneti non sempre fu vista di buon grado. Particolarmente richiesti dagli imprenditori per la loro fama di gente operosa e pacifica, i veneti in particolare erano spesso rifiutati dai lavoratori del posto, che li vedevano come dei rivali perché erano disposti a lavorare di più accettando paghe più basse. Ma numerosissimi sono gli esempi di persone che hanno raggiunto i vertici di vari settori economici, perfettamente integrati nella società del paese che li ha accolti. Sapendo il mestiere, la Svizzera accoglieva tutti bene, chi sapeva lavorare, gli altri erano buoni. Ho fatto 22 anni sotto l'impresa, dopo i titolari sono morti, un altro ha comprato l'impresa sotto la mia direzione. Io ho fatto 5 anni, dopo adesso basta, vado via. I venezuelani agli italiani, spagnoli e portoghesi li ricevevano proprio con grande amore. I venezuelani non si mettevano a fare costruzioni, a cose. Spesso gli emigranti erano costretti a svolgere lavori duri e pesanti in condizioni disumane, attività rifiutate dalla popolazione locale. Dal lavoro nelle pericolose miniere del Belgio, dove molti purtroppo trovarono la morte, al taglio della canna da zucchero in Australia, alle attività legate all'agricoltura in Sud America. Ma in qualsiasi ambito la popolazione veneta si distinse per impegno, senso del sacrificio e desiderio di vincere le difficoltà. Sono chiamato per fare il lavoro di canna da zucchero. Loro la seminavano, arrivava la nave di giovanotti e si lavorava a tagliare la canna da zucchero e poi se la portava, la macinavano e veniva fuori lo zucchero. Ecco,
Io non sono andato sulla canna da zucchero. Alcuni partivano già con l'intento di ritornare, altri decisi a mettere radici definitive in quella nuova terra. Altri maturavano nel tempo la scelta di stabilirsi in quel paese non più straniero, dove erano nati i figli e morti i vecchi. Ma ognuno partiva con la sua storia, fatta di separazione, di lontananze, di dolori, fatiche e speranze. Io in Germania ci sono stata volentieri, ci torno ogni volta che posso volentieri, ho ancora qualche persona che conosco, però no, io volevo tornare qua in Italia. Nostalgia tanta, perché sei lontano, lontano, molto lontano dai genitori, parenti, fratelli, e sono partita con l'intenzione di tornare. E il sogno era di tornare nel mio Veneto. La gente veneta sparsa nel mondo ha sempre cercato di conservare e tramandare la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria lingua e i legami con il paese d'origine. E oggi in tutto il mondo sono numerose e vivaci le comunità venete, ben integrate e unite. Mi chiamo Angela Pigata Andrisani e sono nata a Toronto in Canada dai genitori immigrati dall'Italia, mamma trevisana e papà friulano. Io e la mia sorella siamo cresciute in una comunità molto italiana, chiesa italiana, si studiava l'italiano a scuola e negozi italiani. A casa mamma manteneva le tradizioni venete, sia la pinza per l'Epifania o i crostoli e le fritole per Carnevale e anche la polenta. Siamo molto legate all'Italia, zii, cugini, che riusciamo a comunicare molto facilmente tramite social media come Instagram o WhatsApp. Io ho due figli che capiscono l'italiano e lo parlano anche un poco. Hanno espresso l'interesse per l'Italia, sia la lingua, la cultura o anche il cibo. Mi hanno detto che vogliono studiare in Italia come ho fatto io quando ero all'università, che ho frequentato l'Università di Siena. Questo mi fa tanto piacere perché la lingua italiana e la cultura continuerà. Fu solo verso la fine degli anni 60 che l'emigrazione veneta registrò un consistente aumento di rientri e contemporaneamente un forte calo delle nuove partenze, ponendo fine o quasi al fenomeno. E oggi? Attualmente il Veneto vede arrivare immigrati da tanti paesi, ma al tempo stesso ci sono ancora veneti che emigrano. Le mete preferite sono il Regno Unito, la Germania e la Svizzera, ma anche il Brasile e gli USA. Meho, sono Manuela Bresson, ho 18 anni, sono nata in Argentina e abito a San Donà di Piave. 2 anni fa ho trascorso 10 mesi ad Hong Kong per uno scambio culturale tramite Intercultura e lì ho frequentato la terza liceo. Ciò che mi ha spinto ad andare all'estero è stata la voglia di imparare una nuova lingua, di conoscere nuove culture, di aprirmi al mondo e valutare nuove opportunità di studio e di lavoro. Ho scelto di andare ad Hong Kong perché è una città molto particolare ed unica, dove si incontrano due culture, quella occidentale e quella orientale, e dove trovi mille opportunità diverse. Dopo il diploma ho deciso di frequentare l'università qui in Italia, studiando lingue orientali a Venezia. Ho scelto questa facoltà nell'ottica di poter tornare in Asia, dove sono stata 2 anni fa. Hong Kong è una città molto grande, è una città internazionale che offre molte opportunità ai giovani soprattutto, cosa che qui in Italia e in Veneto non abbiamo la possibilità di fare. Sicuramente una delle cose più difficili per i ragazzi che scelgono di andare a studiare o lavorare all'estero è lasciare la propria famiglia, i propri amici e il proprio paese. Questa scelta però nasce dal desiderio di veder valorizzati i propri meriti e il proprio impegno. Nonostante io veda il mio futuro all'estero, resta in me la speranza che qui in Italia e soprattutto in Veneto nascano nuove opportunità per i giovani che li invitino a restare nel nostro territorio per valorizzarlo. Un saluto a tutti i giovani del Veneto e come si dice ad Hong Kong, Gai Au, credete nei vostri sogni e buona fortuna! Ciao a tutti, sono Francesca, ho 18 anni, vengo da San Donà di Piave e frequento il liceo scientifico Galileo Galilei. L'anno scorso ho passato un anno in Canada, in Quebec, nella parte francese e sono stata in una famiglia di 4 bambini, 2 genitori, ho lavorato in una fattoria
e non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Infatti è stata un'esperienza molto bella, difficile ma molto bella, perché ho potuto sperimentare qualcosa di nuovo che non avrei mai potuto provare altrimenti. Stare un anno in un altro paese mi ha aiutata a vedere meglio anche il mio paese, a capire di più come funziona, i lati positivi specialmente, e quindi ho deciso di rimanere qua, salvo imprevisti. Imparare la lingua non è mai stato il mio obiettivo principale, e il mio obiettivo principale era quello di conoscere nuove persone, di aprire gli occhi a una realtà diversa, a modi di vedere diversi, un mondo diverso che qua non c'è, e di comunque contribuire per migliorarlo, per renderlo un posto migliore anche per chi verrà dopo di me. Je vous souhaite un bel vie, beaucoup de belles choses, bye tout le monde. Sono spesso giovani, ma non solo, costretti a trasferirsi all'estero perché qui non trovano più le condizioni per vivere una vita dignitosa. Non basta il diploma o la laurea, gli stipendi sono bassi rispetto a molti paesi e manca quindi il giusto riconoscimento economico. Il danno purtroppo è notevole, e stiamo parlando spesso di eccellenze venete che fuggono dalla propria terra. Infatti sono numerosi i ricercatori che, dopo aver conseguito la laurea presso le nostre facoltà universitarie, trovano posizioni professionali all'estero capaci di soddisfarli, non solo dal punto di vista remunerativo, ma anche in qualità e valorizzazione di giovani talentuosi, con tante speranze e voglia di fare. Ciao ragazzi, mi chiamo Giovanni, vengo da Torre di Mosto in provincia di Venezia, ma vivo a Londra in Inghilterra da ormai 8 anni. Mi sono trasferito qui dopo aver finito il liceo per studiare ingegneria aeronautica all'Imperial College e poi mi sono fermato per fare un dottorato di ricerca e adesso faccio il ricercatore in università. Qui a Londra mi trovo molto bene, ma devo ammettere che sono stato incredibilmente fortunato a trovare un sacco di amici inglesi, ma anche da altri paesi del mondo, che mi hanno fatto sentire a casa nonostante le differenze culturali e le mie difficoltà con la lingua inglese. Poi Londra è una città cosmopolita, globale, e ci sono moltissime opportunità per conoscere culture diverse, scambiare idee con persone che vengono da tutto il mondo. Purtroppo queste opportunità non ci sono, sono molto più rare nei paesi del Veneto e nelle città italiane in generale, e quindi il mio lavoro non lo posso fare con le stesse opportunità in Italia. Io spero vivamente che le cose cambino e credo che cambieranno, e chissà, magari potrò tornare a fare il mio lavoro in Italia. Nel frattempo il consiglio che vi do è di mettervi in gioco per fare le valigie e partire per fare esperienza del mondo. Nel frattempo buona fortuna con i vostri studi. Bye! Un grazie doveroso a tutte le associazioni che con grande passione mantengono i collegamenti e i legami con i veneti all'estero. Cerchiamo di conoscere un po' più da vicino il loro lavoro. Mi chiamo Elena Barbarotto e sono vicepresidente dell'Associazione Trevigiani nel Mondo. Questa è un'associazione che fin dalle sue origini si è occupata di emigrazione e come da statuto lavora per cercare di aiutare le persone che emigrano, che sono emigrate o anche che rientrano dopo periodi di emigrazione. La nostra associazione ha una storia lunga, è stata fondata nell'anno 1973, il fondatore è ancora vivo, si chiama Don Canuto Toso, e assieme a un gruppo di altre persone, quella volta, ebbero l'idea di formare questa associazione appunto proprio per aiutare gli emigranti esistenti che erano emigrati all'estero. Già prima comunque era sorto un gruppo di persone che si adoperavano per far ritornare a casa le salme delle persone morte all'estero. Le famiglie non avevano la possibilità di rimpatriarli, non avevano i soldi, non avevano, quindi volevano riportare a casa i loro congiunti. Quindi questa associazione, da quando è nata, ha sempre lavorato per l'uomo che ha bisogno di essere supportato psicologicamente, soprattutto l'uomo che emigra, e anche supportato a livello burocratico molte volte. Attualmente i soci
della Trevigiani sono circa 9.000, distribuiti circa così, 5.000 in Italia e 4.000 all'estero. Noi teniamo i contatti con queste persone, con questi italiani che se ne sono andati all'estero e cerchiamo di aiutarli nel superare alle volte la nostalgia che loro hanno anche della loro patria. Per tenere i contatti con queste persone all'estero, residenti all'estero, c'è il giornale dell'associazione che ogni mese entra nelle varie case dei soci. Poi programmiamo dei viaggi, oppure quando loro vengono in Italia cerchiamo di accoglierli, di passare un po' di tempo con loro, di parlare con loro, in modo insomma da rendere la vita di queste persone più serena e cercare di essere vicini a loro in qualche modo. Ci sarebbe adesso l'impegno da parte nostra di rivolgersi anche alla nuova immigrazione, l'immigrazione dei giovani che se ne vanno e che anche loro, anche se non sono più gli emigranti di un tempo, abbiamo riscontrato che sapere che c'è qualcuno che li supporta è sempre piacevole e anche c'è un punto di riferimento nella loro terra, nella loro patria. Un'altra attività che svolge la nostra associazione ormai da lungo tempo e che adesso probabilmente verrà anche intensificata è quella di raccontare la storia dell'emigrazione nelle scuole. Non è molto conosciuta questa storia, cioè un tempo i genitori forse raccontavano ai loro figli quello che avevano fatto, l'immigrazione. Però adesso per lungo tempo non se ne ha tanto più parlato di questo, ormai eravamo diventati un popolo ricco, quindi non si parlava più di immigrazione. Ci si ritrova quindi con ragazzi, con giovani che non conoscono cosa è successo e soprattutto non conoscono quanti sacrifici, tutto quello che c'è stato dietro l'immigrazione, quante persone hanno sofferto, quanto hanno dovuto lavorare duramente. Non dobbiamo dimenticare che i successi ottenuti in tanti paesi e in tanti campi dagli emigranti veneti sono il frutto di coraggio e di forza di volontà. Hanno affrontato un destino ignoto, una vita libera, ma piena di rischi e fatiche, talvolta di solitudine e isolamento. Tanti di loro sono rientrati, ma moltissimi hanno scelto di rimanere nei nuovi paesi, con le loro storie di conquiste, di soddisfazioni familiari e lavorative, di obiettivi raggiunti ma anche di sconfitte, delusioni, amarezze e sfruttamento, con le loro idee, le loro operosità, creatività, competenza professionale e imprenditoriale, hanno lasciato un segno importante nei paesi di arrivo, dopo anni e anni di duro lavoro. Coloro che sono rientrati hanno trasferito a noi queste doti e contribuito in maniera determinante al nostro presente ricco e industriale. Risorse economiche e di conoscenza si sono riversate così nella nostra regione, rendendo possibile, più agevole e ovviamente più facile, la trasformazione e l'innovazione che rendono oggi il nostro territorio uno tra i più ricchi e produttivi d'Italia. Caro amico, siamo alla fine della nostra storia. Quella logora valigia adesso è piena di nostalgia e di ricordi, di esperienze e di incontri, ma anche di speranze e nuove sfide. Non dobbiamo dimenticare queste persone, i loro volti e le loro storie. Si sono impegnati in tante parti del mondo per costruire un futuro migliore, portando sempre nel cuore il ricordo della loro terra veneta. Perché non si spezzi mai il filo del ricordo che lega chi è partito con chi è rimasto. I loro sacrifici e la loro tenacia siano per noi esempio e motivo di orgoglio.